Applausi incondizionati per la terza edizione del Rally Bahia Terra del Sole, che si è corsa questo fine settimana a Corleone, in provincia di Palermo, in Sicilia, al seguito della 33esima edizione del Rally Conca d'Oro. La gara, valida quale seconda prova del campionato italiano Cross Country Rally XAI, è stata vinta da Giovanni e Michele Manfrinato, che hanno gareggiato con la loro Renault Mégane Proto, già vincitrice del campionato italiano 2010. Entusiasta al termine il pilota. Ho corso questa gara tante volte con le vetture tradizionali, senza riuscire a vincerla. Sono davvero contento di esserci riuscito con un fuoristrada. Manfrinato si è aggiudicato il rally dopo una lotta sul filo dei secondi con il campione italiano in carica, Lorenzo Codecà, al via con Bruno Fedullo sull'abituale Suzuki nuova Gran Vitara ufficiale. Un testa a testa che ha visto i due equipaggi chiudere sempre le prove con tempi di tutto rispetto, anche nei confronti delle vetture del rally, ha ricordato al termine il presidente di R Motors Team, Riccardo Milazzo. Il terzo posto è invece andato, grazie a un rush finale davvero notevole, al giovanissimo Andrea Dalmazzini, in gara con Daniele Fiorini su una Suzuki nuova Gran Vitara 1009 turbo diesel. Dalmazzini, oltre al terzo posto assoluto, ha chiuso al primo posto della classifica di gruppo T2 e della classe T2-2 e ha vinto la prova del Suzuki Challenge. Niente male davvero per un giovane che ha la patente da un anno e che qui in Sicilia era la sua seconda gara. Al quarto posto si sono piazzati Andrea Lolli e Sonia Forti, Suzuki nuova Gran Vitara, secondi di gruppo, classe e del monomarca Suzuki. Quindi, quinti assoluti e terzi di T1, dopo Manfrinato e Codecà, sono giunti al traguardo Stefano Sabellico e Fabrizio Risi, in gara con una Suzuki Gran Vitara 3-2. A seguire, sesti, si sono piazzati Massimo Mancusi e Stefano Incaini, Suzuki nuova Gran Vitara. Settimi fratelli Mirko e Mike Emanuele, mentre ottavi hanno chiuso Diego Salerno e Andrea Pallarolo, unico equipaggio in gara dopo il forzato forfè di Biglieri, con un veicolo T3, ovvero un Polaris RZR 900 XP. Al nono posto hanno terminato la gara gli sfortunati Spinetti Giusti, Suzuki nuova Gran Vitara, che erano terzi assoluti al termine del secondo giro. Poi un problema meccanico e la conseguente retrocessione in classifica. Stesso destino anche per Bordonaro Bono, sempre su Suzuki nuova Gran Vitara, che erano terzi assoluti dopo le prime due prove e hanno poi chiuso al 14° posto assoluto. Bella anche la lotta nel gruppo TH, dove la vittoria è andata a Giuseppe Ananasso e Romolo Pensieri, in gara con un Mitsubishi Pajero Diesel. Contro di loro si sono battuti Raffaele Orlandi e Stefano Rossi su Nissan Patrol, che hanno poi chiuso secondi di gruppo e di classe. E poi Alessio Cancelli e Giovanni Barreca, terzi con il loro Mitsubishi Pajero Diesel. Al termine non sono davvero mancati i complimenti rivolti dai piloti agli organizzatori per una gara che tutti hanno giudicato bellissima. Abbinando il Conca d'Oro alla Bahia Terra del Sole, hanno commentato all'unisono il commissario straordinario di ACI Palermo, Giancarlo Teresi, il titolare di MEC Group, Paolo Binelli, e l'assessore Carlo Vintaloro, abbiamo fatto una scommessa su questa gara. Bene, siamo contenti di averla vinta.
the raindrops fall.